Ben ritrovati a un nuovo contenuto dedicato al calcio femminile e ovviamente al mondiale che è giunto ai suoi quarti di finale. Abbiamo parlato del quarto di finale tra Spagna e Olanda con un pronostico leggermente favorevole alla Spagna, nemmeno troppo leggermente, abbastanza sensibilmente diremmo piuttosto favorevole alla Spagna. E poi abbiamo una partita che è veramente assurda. E uno sceneggiatore non avrebbe mai potuto scegliere una partita più particolare di quella tra Svezia e Giappone. Perché? Perché probabilmente due squadre più diverse di queste all'interno del campionato mondiale non ci sono. La Svezia è una squadra che ha tecnica, tradizione, ma fisico. È una squadra soprattutto atletica, pur con tante qualità assolutamente straordinarie, perché non lo nascondiamo, la Svezia che ci ha eliminato in modo brutale sconfiggendo l'Italia per 5-0 è in assoluto una delle squadre tecnicamente più forti del mondo. Il Giappone è la squadra che ha fatto vedere il calcio più bello di questo mondiale, battendo anche alcuni record. La Svezia è sempre stata ad altissimo livello nel mondo, ma il mondiale non l'ha mai vinto. Anzi, negli ultimi anni ha subito anche alcune delusioni cocenti, andando incontro a sconfitte piuttosto pesanti che avrebbero potuto creare grandissima polemica, e invece hanno reso la squadra ancora più forte, ancora più solida, ancora più competitiva. Il Giappone invece un titolo mondiale l'ha vinto nel 2011, fu l'anno in cui il Giappone si presentò alla fase a gironi segnando 12 gol e si gridò al miracolo, perché era una squadra spettacolare, piacevole, divertente, velocissima, che giocava tutto sempre di prima. Una squadra veramente molto spettacolare che creò un sistema di gioco unico nel suo genere e che diede proprio un'impronta al nuovo calcio femminile che fu anche influente negli anni a venire. Il Giappone oggi gioca in modo ancora più veloce, ancora più esposto, ancora più offensivo e paradossalmente segna ancora di più. Tant'è vero che il Giappone ha segnato la bellezza di 14 gol nel corso della sua fase a gironi, assolutamente dominata dall'inizio alla fine. Tre vittorie. Due vittorie per 5-0, ma addirittura una vittoria per 4-0 contro la Spagna, un'altra delle squadre impegnate nei quarti di finale, considerata una delle grandi e autorevoli candidate alla vittoria finale. Attenzione quindi a questo Giappone, perché se c'è un esame difficile per la Svezia, questo è sicuramente il Giappone. Alla Svezia, come detto, non manca la continuità, manca l'acuto. Nel corso degli ultimi 4 anni le delusioni sono state tante. Sono arrivate in semifinale al mondiale, ma hanno perso la semifinale, si sono classificate solo al terzo posto. Hanno vinto la semifinale alle Olimpiadi del 2021, Tokyo, che poi si è giocata nel 2021, ma incredibilmente hanno perso la finale, si sono dovute accontentare di una medaglia d'argento, sconfitte dal Canada. Lo scorso anno all'Europeo altra delusione, affrontano l'Inghilterra, lo ricordiamo fu una partita epocale per le leonesse inglesi che poi a Wembley alzarono il trofeo di lì a qualche giorno, altra eliminazione sul più bello, un'altra secca sconfitta 4-0, la squadra però è veramente molto molto forte, Blackstenius, Rolfo, tutte giocatrici che giocano nei massimi campionati. Blackstenius gioca in Inghilterra, Rolfo è una delle stelle del Barcellona, poi ci sono le nuove giocatrici come Rebecca Blomqvist che da terza è un attaccante che sarebbe invidiata da qualsiasi grande squadra. Il Giappone in questo momento è un nome più di altri, che è quello di Hinata Miyazawa, una ragazza di 25 anni che gioca trequartista, spesso gioca play anche arretrato, ma in realtà è ovunque, ha una precisione di tiro e di conclusione mostruosa e non per questo non può essere considerata una splendida bomber, tant'è vero che è il capocannoniere assoluto di questo mondiale, si è tolta la soddisfazione anche di alcune doppiette. Gli scontri diretti dicono Svezia, perché la Svezia negli incontri che contano, soprattutto al mondiale, ha sempre battuto il Giappone con una vittoria anche eclatante, un 8-0 nel 1991, ma i tempi oggi sono cambiati. Tant'è vero che i bookmaker ci dicono che tra Svezia e Giappone il gap è veramente molto molto stretto. La vittoria della Svezia è data a 2,35, quella del Giappone a 3,30 e il pareggio dopo 90 minuti a 3,25. Seguiremo questa partita qui su questo nostro canale con una live dedicata,
saremo insieme intorno alle 9.20, 9.25, quindi vi aspettiamo, la speranza è che siate in molti a seguirci, e per commentare insieme la partita, per guardarla e per fare un po' di commenti, un po' di chat insieme qui sul nostro canale video interamente dedicato al calcio femminile.